Allora, nuova puntata. Sono davvero, davvero felice di avere Raffaele qui con noi diciamo, in un settore che non abbiamo mai trattato, che abbiamo cercato, probabilmente forse è la prima puntata, professionisti nell'ambito, soprattutto giornalistico e videoludico, che potessero parlare soprattutto con cognizione di causa di questa cosa. Raffaele, la prima domanda è sempre la solita. Prima di tutto, grazie per essere qui e Ciao a tutti, grazie a voi. soprattutto presentati, chi sei, cosa hai fatto e come sei arrivato fino a qui. Allora, mi chiamo Raffaele Giasi, vado per i 35 anni purtroppo e da sempre il mio desiderio è stato quello di lavorare nell'ambito del giornalismo videoludico. È una cosa che ho cominciato a coltivare ormai parecchi anni fa. Ho esordito intorno ai 18 anni su un sito che esiste ancora, peraltro si chiama Console Tribe, in un tempo in cui stavamo vivendo una transizione dalla scena hacking, diciamo, a quella non hacking, che Console Tribe nasceva come un sito di hacking, di hack fondamentalmente, soprattutto per le console portatili. E da lì ho cominciato a fare un po' di gavetta, ho scritto un po' dovunque, a un certo punto ho fondato un sito tutto mio che si chiama stainerd.com. Scritto per Wired e attualmente sono in seno a Tom's Hardware Italia, dove mi occupo marginalmente di videogame perché sono passato ad altre attività, adesso mi occupo di marketing, di affiliation marketing nello specifico. Infatti, in questo momento ricopro il ruolo di responsabile dell'affiliation marketing per Spazio Games, che comunque resta un sito di videogame. E in questi anni veramente ci è successo di tutto, si sono fatti un sacco di viaggi, sono viste un sacco di anteprime, sono conosciute un sacco di persone. I videogame sono una scena molto difficile da calpestare, sia che si sia sviluppatori che si sia giornalisti, soprattutto in Italia, perché è un paese che ancora in qualche modo ostracizza il settore del videogame. Però personalmente posso dire di essermi tanto tanto divertito, di aver visto un sacco di La prima domanda è soprattutto mi piacerebbe sapere da te, visto che sei dentro, hai probabilmente visto il picco, poi hai probabilmente visto riscendere e ora probabilmente dalla pandemia in poi, soprattutto hai rivisto nuovamente salire questo mondo e soprattutto grandi, grandi brand, probabilmente forse con l'esplosione di Twitch, riavvicinarsi soprattutto a tutto quanto. In che stadio siamo, soprattutto in Italia e soprattutto anche magari rispetto all'estero, dove di solito sono sempre molto più avanti? ma stiamo parlando precisamente di video online, scusami Sì, se te lo diciamo chiedo. dell'ambito, diciamo, videogame e intrattenimento. Allora, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una grande avanzata del videogame come forma principale di intrattenimento un po' in tutto il mondo. Insomma, c'è la frase proprio tipica e banale che pronuncia ormai pure mia nonna: il videogame è diventato il settore che fattura di più sul mercato e che fa soldi come quello della musica e del cinema messi insieme. Scusate, ma io le posso dire le parolacce in tutto Puoi ciò? dire tutto quello che No, vuoi. devi dirle, devi Ok. dirle. Che è la solita cazzata che si dice così per un poco come quando qualcuno dice che il regista ti piace, tutti dicono Quentin Tarantino, no? Perché è una cosa che sta là, è facile da dire e quindi la butti in mezzo. In realtà è stato un percorso molto lungo che è durato, dal mio punto di vista, da almeno 30 o 40 anni, quindi da ben prima che io nascessi. Allo stato attuale è vero, il mercato del videogame è molto proficuo e soprattutto ha sviluppato una serie di intrattenimenti secondari che non si immaginavano proprio quando io ho cominciato a fare questo mestiere, come per l'appunto gli sport, per esempio, che è un mondo proprio a sé, nonostante sia comunque vincolato al mondo dei videogame per ovvi motivi. O quello di Twitch, quindi di quelle che una volta si chiamavano servizi di video sharing, che in realtà adesso sono diventate delle proprie web TV, quindi in cui ci sono tutta una serie di canali che hanno dei palinsesti a volte anche molto strutturati, e questo succede anche in Italia. Quello che è molto cambiato dal punto di vista comunicativo, e invece secondo me, è non per criticare quelli che possono essere gli esponenti del settore, ma
È una cosa che uno può, ce ne rendiamo conto anche in settori esterni a quello del videogame, come possono essere ad esempio il cinema o quello televisivo. C'è stato un calo della qualità contenutistica dei contenuti di stampa editoriale, ma questa non è una colpa del giornalismo di settore, di nessun giornalismo di settore, secondo me. Cioè, nel senso che non è che ieri c'erano giornalisti più bravi in un determinato settore rispetto a oggi. Anzi, secondo me è l'opposto, ma c'è un problema proprio pratico e tecnico per cui l'editoria online non paga bene, perché deriva da una serie di schemi che non sono imposti dall'editoria in sé, ma da Google, banalmente, e questo porta a una serie di problematiche enormi per quanto riguarda la creazione dei contenuti, che non vedono più il contenuto in sé come re. Quindi quello che dici, ma il modo in cui lo dici, perché è la SEO che adesso detta legge. Qua poi entriamo veramente in una valle di lacrime immensa, su cui poi magari ci dilungheremo di domanda in domanda. In linea di massima, per stringere il succo del discorso, quello che mi chiedi, direi che il videogame è un mercato sempre in crescita, che è un mercato in crescita dal punto di vista delle vendite, della produzione, della comunicazione e della ricezione. Poi, Ok. che cosa questo significhi è tutto da vedere. Allora, ti faccio io una domanda, però volevo tornare sul ruolo, perché credo che non abbiamo mai avuto nessuno No. che si occupa di affiliation marketing ed è un qualcosa che mi interessa perché ne parlavamo stamattina per altre cose o comunque insomma, per cui è stato super interessante. Volevo chiederti se ci spieghi un po' cosa fai come ruolo solo su quella cosa lì, perché questo mi interessa tantissimo e secondo me interessa anche chi ascolta. Beh, l'affiliation marketing è un settore del marketing che fondamentalmente si occupa di proporre, promuovere una determinata serie di contenuti che sono tutti relativi alla vendita di prodotti online. Quindi di conseguenza spingendo questi contenuti, e non sono contenuti ADV né sono di native advertising, generano movimento, profitto e vendite, detta molto banalmente. No, ok. E nel tuo caso specifico, come sposi, diciamo, la tua attività in Tom's Hardware con questa parte qui? Cioè, nel senso, come ti muovi? Se si può sapere, ovviamente. Beh, per quello che ti posso dire che non sia coperto da No, esatto, NDA, sì, ecco, esatto, scusa. io mi occupo fondamentalmente della gestione del team editoriale dell'affiliation marketing, insieme a un'altra persona, Ok. cioè io ho un responsabile su di me che è il capo dell'affiliation marketing di Tom's Hardware, insieme a lui mi occupo, ecco, per esempio, di scegliere quelli che possono essere gli argomenti o gli articoli da trattare e fare le assegnazioni, le revisioni, quindi è un lavoro molto editoriale fondamentalmente. Mi occupo meno di numeri e più del contenuto. Ok, sì, diciamo la parte, ok, sì, la parte iniziale, poi, ok, super, Quindi, super, super. se non ho capito male, naturalmente voi andate a scegliere quelli che possono essere per voi i brand migliori con cui naturalmente collaborare, su per cui parlare naturalmente di un determinato settore anche, giusto? Guarda, in realtà, senza volermici dilungare troppo per tutta una serie di motivi che potete No, 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 immaginare, certo. l'affiliation marketing è una cosa che io dico sempre richiede un 50% di intuito, cioè vuol dire riuscire a capire più o meno il mercato degli acquisti online dove sta andando, ed è una cosa che non la dico per lodarmi da solo, si ottiene facendo molta pratica, cioè Certo. stando sul mercato online e vedendo che cosa comprano le persone tutti i giorni, tutto il giorno. Quindi un 50% è quello che ti crea un certo intuito, no? Come immagina un giocatore di calcio che ha una certa esperienza e capisce se un cross andrà a destra, a sinistra o al centro. E l'altra metà invece è, come dire, convenienza, nel senso che devi capire quali sono i mercati che sono più proficui e orientarti verso quei mercati. Quindi devi dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Poi ci sono dei momenti in cui questo lavoro è estremamente più semplice, che sono dettati da delle mareggiate, no? Che ci sono nel corso dell'anno di persone che sono Black interessate ad Friday di acquistare turno. qualcosa invece di un'altra cosa o di un'altra ancora, e dei momenti in cui invece devi essere tu bravo e skillato nel capire dove si sta direzionando l'interesse delle persone. Esatto, perché ti ho fatto proprio questa domanda perché secondo me
il mondo anche del tutto l'ambito gaming, di intrattenimento comunque, è un mercato estremamente, estremamente complesso perché le community sono veramente spesso molto, molto fidelizzate, ma conoscono internet in maniera davvero, davvero profonda. Quindi la marchetta di turno non funziona, perché comunque probabilmente sono molto, molto, molto bravi a conoscere la natura, perché sono quasi tutti nativi digitali, quindi conoscono perfettamente tutte quelle che possono essere sponsorizzate. Quindi secondo me anche l'affiliazione con un brand o meno, cioè che vuole entrare in questo mondo, è molto complesso. Beh, io penso che ogni affiliazione sia complessa perché qualsiasi meccanica che implichi un rapporto economico ha un certo livello di complessità, perché Certo. qualcuno questi soldi li deve investire e qualcun altro li deve guadagnare, quindi Certo. è ovvio che è sempre molto molto complicato. Poi va detto che l'affiliation marketing di Tom's Hardware batte ormai veramente qualsiasi sentiero, la nostra verticale dedicata banalmente alle offerte. Chiamata così comunemente perché è facilmente identificabile per le persone, tratta ormai una serie enorme di argomenti, oggetti, tematiche e brand, perché soprattutto in seguito alla pandemia e in particolare al momento di lockdown che ci ha chiusi dentro per mesi, le persone si sono aperte verso gli acquisti online. La qualcosa invece, per tornare per esempio al mondo dei videogame, era appannaggio solo di una certa cricca, per lo più i videogiocatori che si sono abituati nel tempo ad acquistare online e pochissime altre persone, neanche molti nativi digitali acquistavano online, perché l'acquisto online implica un processo di fiducia che soprattutto per noi europei è molto complicato, perché noi europei storicamente figli di un commercio mercantile quasi, no? Direi, siamo abituati molto a vedo l'oggetto, valuto l'oggetto, ti dico se mi piace, controllo se funziona, se va bene, se integro e lo compro. Ovviamente questa meccanica non può funzionare online perché una foto online, già solo per una mancanza di tridimensionalità, non ti riesce sempre a dare la sensazione precisa. Ti faccio un esempio pratico. Se io devo acquistare un oggetto che non rientra comunemente in quelli che sono i miei ambiti, banalmente un ferro da stiro, non lo dico per sessismo, ma quindi perché sono uomo, anzi sono un provetto casalingo, ma non amo stirare, ok? Quindi per me il mercato dei ferri da stiro è una cosa complicatissima. Non avendo io la concezione di come è composto questo ferro da stiro nelle sue singole parti, e quindi non so dirti se è importante, per esempio, che una caldaia di un ferro da stiro a vapore debba contenere 1 litro o 3, è ovvio che quando devo affrontare un acquisto online la cosa si fa ancora più complicata perché io non posso tenere l'oggetto tra le mani, non ne posso valutare il peso, non posso valutarne la maneggiabilità, non posso vedere se il cavo della corrente che è in plastica non è telato, è abbastanza resistente. No, queste cose non si fanno ed è per questo che il nostro paese prima del Covid era molto molto legato agli acquisti negli store, che fossero Media World, Unieuro o qualsiasi altro store. Il Certo. Covid invece ci ha messo davanti a un'esigenza pratica, cioè devo comprare un ferro da stiro e lo devo comprare online perché magari, soprattutto non vivendo in una grande città, non ho vicino il centro commerciale aperto in cui posso entrare nonostante il lockdown. Chiaro. Questa cosa ha amplificato enormemente il volume delle vendite online, con un enorme vantaggio per store come Amazon e un enorme svantaggio a posteriori. Il vantaggio qual è? Che molte persone sono abituate agli acquisti online e questo ha fatto nascere di conseguenza anche una costola del commercio online che fino a qualche anno fa non esisteva, che è quello del reselling, no? Quindi oggi come oggi molte persone dopo il Covid sono trovate in casa un mucchio di oggetti che non volevano più, che magari erano figli di un acquisto compulsivo dato dal lockdown e che oggi si vogliono togliere dalle palle e che quindi rivendono e sono nati Wallapop, Swappy, non più solo eBay, no? Vinti, i vari Questa già per Vinted. esempio è una cosa Anche stranissima, Vinted, di cui si chiama dicesi. quello dei vestiti? Vinted, Vinted. Vinted. Vinted, esatto. Un'altra cosa che è successa però è che noi abbiamo vissuto una bolla in crescita enorme, che peraltro ha colpito anche molti siti internet, però per esempio quelli di informazione, data dal fatto che le persone non sapevano che fare, stanno chiuse in casa e quindi frequentavano il mondo online tantissimo e che adesso questa bolla ormai è scoppiata.
E quindi molti siti magari in questo momento, soprattutto se sono siti piccoli, si trovano a fare i conti con un sacco di soldi in meno che rientrano dalle pubblicità e un sacco di view in meno che gli entravano dal fatto che le persone andavano a leggersi anche la più infima notizia che c'era online, perché durante il lockdown tutti quanti noi eravamo accomunati da due cose, la prima la paura, la seconda la noia. È vero. Faccio una domanda che diciamo è più sociologica che altro, no? E tu hai detto che hai 35 anni, io ne ho 40, quasi 41 fra poco. Okay. E, quando diciamo ho iniziato io a giocare, quindi diciamo fine anni 80, inizio anni 90, per il movimento di videogiochi, diciamo eri quasi in un piccolo segmento di persone, no? Nel senso che erano diffusi, ma non tutti dicevano che giocavano, no? Cioè, come dire, anche come fenomeno proprio sociologico di crescita, voglio dire. Siccome il mondo dei videogiochi è cambiato negli anni, cioè sono esplosi grossissimi nomi, adesso per dire Fortnite mi viene in mente, Minecraft, non so, parlo proprio di quelle cose che conoscono veramente tutti. E in realtà adesso più parli con le persone, più scopri che ci sono persone che giocano, un po' anche per, secondo me, poi magari mi sbaglio, anche l'avvento dei cellulari, no? Tanti giochi, voglio dire, da smartphone, sì, hanno portato la gente a crescere, questa roba qua. È cambiato, secondo te, l'approccio anche, non so, una volta eri considerato magari nerd, per usare un termine carino, ma con l'accezione che magari non era carino, cioè magari quelli erano un po' asociali, diciamo, mentre adesso in realtà, voglio dire, anche vedo nelle cerche dei miei amici, giocano tutti o una cosa o l'altra, mentre una volta, voglio dire, questa cosa era molto diversa. Secondo te è realmente cambiato o è magari una percezione solo mia o è proprio una questione culturale in cui i videogiochi, come dicevi tu, no? Sono in un mercato talmente tanto esploso che oggi è difficile trovare qualcuno che, e quindi anche a livello proprio, diciamo, culturale, non sei più asociale, ma sei molto normale. Ma io penso che la ghettizzazione culturale avviene se ci sono delle persone che ghettizzano, perché le persone normalmente non tendono a ghettizzarsi. Quindi il fatto che una volta i nerd fossero considerati una cerchia ristretta non era dato dai nerd, ma dalle persone che guardavano Neanche. i nerd e non li comprendevano. Oggi come oggi si dice che questa questione della nerd culture, della geek culture, della pop culture sono esplose, ma perché sono esplose? Sono esplose perché sono esplosi i mercati che hanno reso quelle frange estremamente profittevoli. Non è che se tu ieri ti sentivi escluso socialmente, oggi non ti senti più escluso. Quella è una questione, come dire, ecco, appunto, sociale, emotiva, che deriva da tutta una serie di fattori che hanno ben poco a vedere con la tua passione. Secondo te, Cioè, qual è stato il fattore scatenante di che? del fatto che forse essere nerd è diventato quasi pop? A me è venuto in mente un esempio, vediamo se lo dici anche tu dopo. Sì, ma lo ripeto, è diventato pop perché essere nerd fa vendere un sacco di roba. Ok, quindi sono stati Cioè, brand stretti a. io per esempio, come vedi alle spalle, ho un set Lego che è uscito 7 giorni fa, che Cazzo, l'ho anch'io. buon cuor loro costa 80 euro, che non mi serve a niente, che ho desiderato ardentemente perché ho già una statua di quel videogame, ho visto quel set e ho detto ok, quello è perfetto da mettere vicino alla statua, ma non serve a una ceppa, no? Quindi a un certo punto semplicemente qualcuno si è reso conto che c'era una frangia enorme di persone che avevano un sacco di interessi che erano commerciabili, ok? Su quei interessi commerciabili sono nate le fiere, sono nati i costumi, è nata la gadgettistica, sono nati gli oggetti, mentre prima quegli oggetti erano vincolati o all'infanzia, come per esempio i Lego, o alla promozione, come per esempio, che diamine ne so, le tazze di Star Wars, ok? Che sono un po' l'oggetto nerd per antonomasia, perché penso che se esisteva un mercato nerd, quello l'ha creato Star Wars. Sì, Cioè, 20 anni onestamente è fa vero. nessuno pensava che la gadgettistica della Disney, per esempio, potesse essere gadgettistica da nerd, ok? Perché Disney e nerd sono due cose che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ok? Certo. Quando è successo? Quando Disney si è resa conto che lì fuori c'erano persone che uscivano fuori dall'età dell'infanzia, erano 25, 30, 35 anni, che per motivi di passione, collezionabilità, sentimenti, non lo sappiamo, o anche solo souvenir, volevano comprare dei prodotti che fino a quel momento erano stati relegati ai bambini.
questo ha portato alla mega esplosione della cultura nerd. Non è che i nerd sono spuntati fuori improvvisamente, semplicemente prima usciva un videogame, usciva sul mercato, si pubblicizzava fino all'uscita, si vendeva e addio. Adesso questi prodotti hanno una coda molto più lunga, non solo perché devono rientrare di costi di sviluppo più grandi, ma perché intorno viene allestito un baraccone di eventi, gadgettistica, promozioni varie, che fanno leva su quelle che sono le passioni delle persone, che scaturiscono una vendita. Cioè il mercato è proficuo perché è vendibile, tutte le frange del mercato sono vendibili, ok? Sì. Da quelli che vogliono acquistare il prodotto del videogame giapponese che giocano in quattro e che quindi si vanno a cercare il merchandising specifico importato dal Giappone, a chi è appassionato di The Witcher perché non ha mai visto il videogame, non ha mai letto i libri originali, ma poiché gli piace la serie TV su Netflix, allora ha scoperto che si può comprare la storia di Geralt. Capisci? Esatto. Questo è... si è complicato il mercato, è diventato molto più... trasversale. Questa trasversalità ha portato nel bene e nel male all'esplosione di passioni che una volta uno non è che si teneva per sé, non c'era motivo di portarle fuori se non nel circolo dei propri amici. Anche perché su questo mi aggancio, c'è la cosa probabilmente più importante, che è molto, cioè facile non tanto, ma si può fare marketing su una cosa che ha un brand già potentissimo, quindi lo puoi sviluppare in centinaia di modi. La cosa magari, ad esempio, LOL, che è riuscita a fare la serie TV, probabilmente farà centinaia di cose, probabilmente esce il videogiochi, però dietro c'ha un brand davvero, davvero, davvero forte e quindi ora si può espandere su diverse fasce anche di target che magari non prenderà mai col videogioco, giusto? Beh, teoricamente sì, per esempio Arcane, che è la serie TV Netflix basata su League of Legends, ha avuto enormi consensi e nonostante molte persone l'abbiano vista, non hanno mai toccato League of Legends in tutta la loro vita, è normalissimo. Però è anche una questione, secondo me il mercato adesso è diventato anche più competitivo. Ti faccio un esempio, quando è uscito il film di Warcraft, che è una produzione enorme, ok? Quindi è stato proprio un film di Hollywood, un film grosso che era basato su uno dei videogame più venduti della storia e più giocati di sempre. È stato un flop atomico perché faceva cagare. Mamma mia. Perché poiché il mercato è diventato sempre più largo, sempre più massivo, ci sono sempre più spettatori, le persone hanno cominciato anche a sviluppare uno spirito più critico, spinte anche dai social che permettono più o meno a tutti quanti di dire la loro, anche se magari non hanno una competenza specifica in un determinato settore. Ora è ovvio che questa cosa, quando per esempio devi parlare di politica, diventa un po' ridicola, no? Perché se hai Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun legame partitico, non hanno mai votato una volta nella loro vita e la cosa più politica che hanno visto è Blob, difficilmente potranno avere un parere veramente interessante che valga davvero la pena condividere sui social. Forse sarebbe meglio se Tizio, Caio e Sempronio si facessero i fatti loro e condividessero quel parere al bar serenamente, dove nessuno li giudicherebbe. Per altre cose invece banalmente riesce più facile, perché uno dice ma io vedo serie TV da tanti anni, gioco ai videogame da tanti anni, quindi ho un know-how sufficiente da dirti che quello è bello e quell'altro fa cagare. Anche questa è una valle di lacrime. Personalmente io, essendo un pubblicista e avendo fatto un'enorme gavetta, è ovvio che sia più interessato ad ascoltare il parere di persone che sono effettivamente dei professionisti del settore e che abbiano qualcosa da dire. Però non ti nego che molte volte, ascoltando il parere di persone che non sono delle professioniste del settore, ma che semplicemente hanno un certo know-how, delle cose interessanti escono fuori. Però certo. Per come funzionano i social adesso è sempre un po' sparare in mezzo al mucchio, no? Sì, è vero. Gio, cosa facciamo? Qua l'abbiamo tarchiato già per mezz'oretta. Io vi faccio l'ultima domanda. Vai. Che magari è... cioè si stacca dal mondo videoludico, e forse la prima risposta che hai dato è detto una cosa veramente importante, che probabilmente il dove sta andando probabilmente il settore delle informazioni, no? E soprattutto magari l'ambito della cronaca è quello che forse
più passerà il tempo, più dovrà riflettere veramente su come dover, su qual è il suo ruolo. Perché probabilmente, su quello mi direi te, la mia idea è che probabilmente usciranno sempre più giornali magari molto, molto, molto più verticali, perché probabilmente più, non tanto nel mondo dell'informazione, ma più della, dell'approfondimento, quindi usciranno meno articoli di giornale, ma molto più approfonditi, però magari la cronaca dovrà magari ripensare a come sostenersi, perché la prima cosa che mi viene in mente, non so se hai seguito, è quella di un noto, cioè Mino Raiola, che lo davano per morto e in realtà poi non era morto, no? E quella è la cosa che è uscita da ANSA, che in teoria dovrebbe essere il giornale di riferimento per sapere se l'informazione è vera o falsa. Cioè, secondo te, la domanda è, lo so che è complicatissima, ma dove deve andare il mondo del giornalismo, secondo te, secondo la tua esperienza, per essere un'informazione chiara, trasparente e anche sostenibile dal punto di vista economico? Ma a parte che se avessi la risposta a questa cosa, probabilmente oggi sarei ricco e non verrei. Sì, quello lo probabilmente lo so. Detto questo, cioè, non, da che mondo è mondo, l'informazione, secondo me dobbiamo uscire un attimo da un po' di paradigmi mentali che abbiamo, certo, come esseri umani, che riguardano l'informazione e per esempio anche l'arte, ok? Sì. Quando, da che esiste l'informazione, è sempre stata veicolata da un bisogno, che fosse... Certo. Un bisogno comunicativo, un bisogno economico, un bisogno politico, un bisogno sociale, cioè l'informazione come senso generale utopico, cioè limpida, pulita, senza fronzoli, non esiste, non potrà mai esistere, perché se io per esempio ti racconto che Marco ha fatto gol a una partita di calcetto, per dire, a cui ho assistito, ok? Già quel tipo di informazione personalmente può essere vincolata o veicolata da mille motivi, ok? Certo. Potrei raccontartelo perché sono invidioso della performance di Marco, o potrei dirtelo perché pensavo che Marco avesse uno strappo alla gamba e invece nel risultato essere un ottimo giocatore, o potrei raccontartelo per ridere perché Marco normalmente a calcetto è una pippa e invece incredibilmente ha segnato. Okay? Okay. Questo per fare un esempio banale, l'informazione è sempre stata così, anche l'arte è sempre stata così. Certo. Non esiste per esempio un'arte che è assoluta, che non ha nessun tipo di bisogno alle spalle. Quindi dove va l'informazione? L'informazione banalmente va dove stanno i soldi, ok? Ora, perché ci sembra che l'informazione di prima fosse più pulita dell'informazione di oggi? Per due motivi fondamentali, secondo me. Il primo è che prima c'era meno informazione, cioè noi eravamo vincolati a un giornale al giorno, cioè che era il quotidiano, poi tu potevi comprarne anche più di uno, ok? Però l'uscita era quella della mattina, non è che il quotidiano, salvo non succedesse qualcosa, cioè che tipo esplodeva il Vaticano, nessun giornale se ne usciva con una seconda uscita, perché costava tempo, costava soldi, costava personale, era insostenibile, ok? Ed è per questo che tu sapevi le notizie del giorno prima e il giorno dopo. Con l'avvento di internet, ovviamente, questa cosa è cambiata e quindi l'informazione è diventata molto più veloce, e nel velocizzarsi ha dovuto affrontare dei problemi economici che la sola stampa invece non aveva, ok? Anche la nascita del mercato digitale ha azzoppato la stessa stampa, perché i costi sono completamente diversi, perché anzitutto, per esempio, non c'è il costo tipografico, non c'è il costo della carta, e anche il costo del personale è molto più basso, perché tu puoi anche prenderti il lusso di non mandare Tizio al centro del Vaticano a sentire direttamente il Papa che cosa dice con le sue orecchie, perché altrimenti non siamo sicuri di quello che il Papa ha detto, perché adesso il Papa te lo dice su internet, che non ci costa niente se non la connessione internet, ok? Se ti dice bene, sono €24,99 al mese ormai una connessione internet decente. Quindi questo ha creato uno scompenso enorme, ed è il primo punto. Il secondo punto invece, che riguarda sempre il sovraffollamento, è dato dal modo in cui noi fruiamo di internet. Questo modo è dato dai motori di ricerca, ok? Esula dai provider. Noi siamo vittime schiavi dei motori di ricerca, e poiché Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, è ovvio che siamo tutti figli di Google, nel bene e nel male. Questo che cosa implica? Implica che una notizia, anzitutto, non deve piacere a me, a te o a Marco per funzionare, ma deve piacere a Google.
deve piacere ai suoi Spider-Bot, deve piacere all'algoritmo, anzi alla moltitudine di algoritmi che decidono le modalità con cui i contenuti si aggregano nella prima pagina di Google, che è l'unica che conta. Anzi, nello specifico, secondo me, la prima pagina e nel particolare le prime 5 o 6 posizioni. È ovvio che in quest'ottica, in cui non è più importante piacere al lettore, ma è più importante piacere all'algoritmo, perché in base all'algoritmo ti arrivano i lettori, ti arrivano le view e di conseguenza tu incassi soldi per il semplice impressum delle pubblicità, dei banner banalmente, è ovvio che questa sta diventando una terra di nessuno, perché non c'è più la deontologia alla base della notizia, ma c'è il bisogno spasmodico di dare a Google informazioni nuove e che siano nel modo più corretto possibile, quindi che seguano le regole della SEO. Questo va anche a contraddire quella che è la tua intuizione. I siti del futuro non saranno assolutamente verticali, perché la verticalità non paga. I siti del futuro saranno tutti orizzontali, ed è per questo che se tu oggi vai su squadradiserieA.com, ok, trovi che Belen ha detto questa cosa alle Iene, e non so, questa cosa sta invadendo il mio flood in questi giorni, o che all'Isola dei Famosi è uscito fuori quello. È una cosa che su squadra del tuo cuore di serie A.com fino a ieri non trovavi. È lo stesso motivo per cui molti siti, che prima invece è un'assoluta verticalità sul tech, sui videogame, sul cinema o su altri settori molto specifici, adesso stanno cominciando ad allargarsi e hanno il movie.com, gaming.com, gossip.com, perché hai bisogno di pubblicare sempre più contenuti da dare in pasto a Google, che ti permettano non solo di raccogliere il lettore di gaming, ma il lettore di gaming, il lettore di gossip, il lettore di cronaca, il lettore di cinema, il lettore di serie TV. Questo perché mentre sta succedendo tutto questo macello, in tutto ciò Google diventa sempre più punitivo sui contenuti, banner online pagano sempre di meno, le persone, finita la pandemia, si allontanano sempre di più da internet, il giornalismo non sa più che pesci prendere. Interessante. No, hai detto una cosa giustissima. Ci sarà da ragionare, secondo me, un po', soprattutto chi sta ai piani alti, su cosa dovrà fare, soprattutto il mondo dell'informazione, perché diventa sempre più importante. Quello che possiamo fare noi per informarci adeguatamente è facile. Anzitutto affidarsi a portali che fanno informazione che sia il più pulita e equa possibile. Non li citeremo in questa intervista, perché non mi va di fare pubblicità a nessun tipo di portale, se non a Tom's Hardware e a Spazio Games, per cui lavoro, ovviamente, a proposito, venite a leggere gli articoli. No. Ma al di là di questo, affidatevi a siti che giudicate puliti, che ovviamente saranno comunque schiavi della pubblicità, ma che si sforzano di avere una deontologia. Come fai a capire se un sito è deontologicamente corretto? C'è una cosa, secondo me, facilissima che si può fare, non affidarsi a quei siti che ti fanno un botto di articoli che hanno delle titolazioni fasulle, tipo Belen Rodriguez, due punti, non potrete credere a quello che dice. È ovvio che questo è un titolo bait che ti serve a cliccare, che poi tu lo apri e magari non c'è niente di veramente interessante al soprattutto suo tempo. Per leggere la notizia devi scorrere prima 14 esatto. Pubblicità che no, no, se lo fai da mobile, se lo fai da mobile ci sono più banner che di cose che escono piuttosto che testo, per cui ma esatto, e ti sei chiesto perché? Certo, sì, ma tanto alla fine tutto il giochino è tutto lì, no? Cioè, perché su mobile siamo più schiavi dei banner di quanto non siamo su desktop? Perché la navigazione mobile in questo momento per qualsiasi sito varia tra l'80 e il 90% degli accessi, quindi certo. È ovvio che tu fai più soldi con gli accessi mobile, allora li riempi di banner. Tornare a quello, ai consigli che davo, cioè diffidate da siti che hanno titolazioni fasulle e soprattutto fate un minimo di fact checking, cioè abbiate cura di avere almeno 2-3 siti di riferimento, così potete confrontare le notizie e soprattutto cercare di risalire a una fonte originale, perché il gran parte delle volte è la cosa migliore da fare. Questo purtroppo per il giornalismo italiano, che non sia strettamente politico,
implica che uno deve avere un minimo di conoscenza della lingua inglese, perché si finisce quasi sempre a prendere una fonte inglese, però cioè, questo è, se vuoi un'informazione pulita, non devi pian piano cercare di riassumere tu quello che è il concetto originale, evitando fake news, complottismi e via discorrendo. E magari anche giornali che citano le fonti, che quello magari non fa mai. Sì, anche quello, diciamo, può essere utile. Andiamo con le ultime tre domande standard che facciamo a tutti gli ospiti. Marco, sì. Dai, parto io. E la domanda è sempre la stessa ed è: se tu potessi tornare indietro, cosa che ovviamente possiamo fare, e riparlassi con il te stesso di 18 anni rispetto, diciamo, al tuo percorso professionale, umano e lavorativo, ovviamente, che consiglio ti daresti riguardandoti indietro? Allora, sicuramente quello di avere un atteggiamento più morigerato e calmo. Io sono sempre stata una persona molto irruenta, e questo mi ha creato diversi problemi nel corso degli anni. Poi ho fatto un lungo lavoro di automiglioramento per mantenere la calma ed essere il meno rabbioso possibile, però la voglia di farcela sempre da solo, il bisogno di farcela sempre da solo, ha creato delle spaccature nel mio carattere che mi hanno portato problemi. Quindi sicuramente direi stai calmo. No. Ma che è un ottimo consiglio. Apprezziamo, non ha detto compra comune. Bitcoin, visto che ormai il 60% delle nostre interviste dire di comprare Bitcoin. Sì, queste sono quelle cose un po' alla Ritorno al Futuro che mi sembrano sinceramente delle cazzate. Se non sapevi investire in Bitcoin all'epoca, non ci saprai mai investire in Bitcoin. Quindi, vabbè. Con tutto il rispetto che per chiunque ci sia stato prima di me, che so che c'è anche qualcuno che conosco che c'è stato prima di me. No, però è vero, è vero, è vero. Ma era un discorso lato, così. No? Sì, esatto. Era una battuta. E mentre un libro che ti ha cambiato, magari proprio il modo di vedere te stesso? Io non lo so sinceramente che cosa risponda la gente. Immagino libri super mega motivazionali e ben più di una persona ci avrà piazzato tipo L'Alchimista di Paolo Coelho dentro. No, in realtà nessuno. Fantastico. Allora le persone sono meno banali di quello che credevo. Non c'è nessun libro, francamente, che mi ha cambiato la vita. Ci sono un sacco di libri bellissimi che ho letto e che sono stati letti nel momento giusto e che mi hanno fatto pensare su delle cose che ho fatto, alcuni di narrativa, altri di saggistica, ma io non sono un grande fan delle cose che ti cambiano la vita, sono più un fan delle cose che ti danno dei messaggi che ti aiutano a migliorare te stesso. È stato peraltro il concetto di un post che ho scritto su LinkedIn qualche giorno fa, dedicato, pensa, a Star Wars. Okay, sono delle letto. Frasi di Star Wars che in senso lato mi hanno cambiato la vita, ma perché il significato di quelle frasi, riflettendoci poi in età adulta, mi ha fatto orientare per cambiare dei comportamenti. Però sono io che ho fatto in modo di cambiare la mia vita, non certo il libro o il film o la serie TV. E magari vuoi consigliare un libro che hai letto ultimamente che ti è piaciuto particolarmente? Allora, in questo periodo in realtà sto rileggendo più che altro moltissime graphic novel, perché sono figlio di un trasloco che c'è stato da poco, quindi okay. Ho cambiato casa. Cambiando casa, riscatolando la roba e descatolandola, il quale processo è sempre molto spiacevole, devo dire, soprattutto l'inscatolare e il caricarsi le scatole sulla schiena, mi ha fatto ritirare fuori per mettere in libreria molte graphic novel, no, che io amo particolarmente. Quindi di recente ho riletto delle cose bellissime, se non dovrebbero rileggere tutti, come mi giro un attimo per guardarle perché ce le ho sott'occhio, che sono, vabbè, Batman Arkham Asylum, se non l'avete mai letto leggetelo, Mouse di Art Spiegelman, non c'è modo migliore per capire la seconda guerra mondiale dal punto di vista degli ebrei, L'antro del terrore di Richard Corben, che è un'antologia bellissima sui racconti dell'orrore di Edgar Allan Poe, per esempio, e anche di Lovecraft. Ho riletto tutta la serie della Lega degli Straordinari Gentlemen, che non ha niente a che vedere con quella monnezza di film. Se poi personalmente dovessi consigliare un libro, io dico sempre a tutti di leggersi La Torre Nera di Stephen King, perché la serie della Torre Nera di Stephen King, secondo me, è uno dei punti più alti della letteratura fantasy, anche a confronto con robe come Il Signore degli Anelli. Qualcuno mi dirà che sono pazzo, ma
pensate che sono pazzo solo se non avete letto appunto i 7 libri della Torre Nera e se non avete un buon know-how, un'infarinatura di quello che è il mondo enorme di libri che Stephen King ha scritto, molti dei quali sono connessi. Vero, vero, vero. Vai. Ultima domanda. Scusate, ma a questo punto sono molto curioso. E noi abbiamo creato una playlist su Spotify, diciamo, con tutte le canzoni che consigliano, diciamo, gli ospiti. E a questo punto sono curioso di sapere le tue tre, se ce le dici, perché secondo me potrebbero essere delle tre chicchette. Allora, guarda, è veramente complicatissimo per me, perché io ascolto un sacco di musica differente, soprattutto vado a periodi. Per esempio, in questo momento sono nel mio periodo country, in cui sto ascoltando un botto di musica country, che amo tantissimo. Vai, vai, spara un po' di nomi. E se non conoscete, per esempio, Ryan Bingman, o Bergman, perdonatemi, non mi ricordo bene come si chiama, ascoltatelo, io l'ho scoperto grazie a una serie TV bellissima, si chiama Yellowstone. Non è quello, scusa, non è quello è che ha fatto attore. Non è quello che ha fatto anche la canzone di The Wrestler, o mi sbaglio? Sai che non mi pare The Very Kind, una roba del genere. Vabbè, magari sbaglio, E quindi sto ascoltando un botto di musica country, poi ho una grande passione per la musica anni 80 e per l'elettronica francese. Allora, se ti dovessi dire, quindi veramente la roba che tra di loro non c'entra proprio una sega, allora ti direi la canzone della mia gioventù è stata Lady Di Moggio, una bellissima hit dalle sonorità anni 70 che io adoravo, andavo sempre a ballare quando avevo 18-20 anni, perché sono stato un nerd atipico che frequentava un botto le discoteche. Quindi Lady Di Moggio, ogni volta che la sento io la canto perché la amo. Una seconda canzone che amo profondamente è Formidable di Stromae. Secondo me è una canzone struggente e bellissima. Bello. Ho ascoltato un botto di volte la mia vita e anzi io consiglio a tutti quanti di ascoltare Stromae perché è un artista eccezionale che tratta una miriade di temi incredibili come l'abbandono, il cancro, la solitudine, con delle hit pop che tu stai lì a canticchiare mentre quello ti sta raccontando i drammi della vita. E poi non posso che citare It's a long way to the top if you wanna rock and roll, che è il nome della tua newsletter, perché è il titolo della mia newsletter, come scritta da Bon Scott, la buonanima, negli anni 70, viene da TNT, che è un album bellissimo, un album fondamentale della musica rock, secondo me, però ne avrei tantissime da dirti. Per esempio, sono un enorme fan dei Beatles, sono quello che è andato a Abbey Road e si è messo a piangere mentre schiava sul muro, e si è visto Yesterday, e quando è venuto fuori John Lennon si è commosso, perché per me è stata una vicinanza emotiva con i Beatles. Quindi ti direi ascoltatevi I Am the Walrus, perché è una canzone incredibile che ti manda fuori di cervello, come tutto Magical Mystery Tour. Cioè ti potrei citare un botto di roba che non c'entra una sega l'una con l'altra. No, ma però, mi è già piaciuto quello che già le tre che hai detto, la prima non la conosco, per cui ti prometto che la vado a sentire, però hai già messo tre generi completamente, credo, completamente diversi. Sono contento che finalmente qualcuno ha citato Stromae, perché esatto, quello volevo dire, perché anche a me piace veramente tanto. Sì, vabbè, poi l'ultimo album è una roba fantastica. Io credevo che con Racine Carré, che era quello che è uscito ormai otto anni fa, lui avesse raggiunto l'apice, secondo me lo pensava anche lui, perché poi dopo quello si è preso una pausa lunghissima data anche dalla malattia, poi è uscito con l'album nuovo. No, ma Open Track Santé, che è una canzone bellissima sul rispetto delle persone che fanno lavori umili, che è una roba incredibile. La sua seconda è uno di quelli che riesce a toccare temi incredibili. Cioè, lui ti dice delle robe fantastiche. Che sì, però mettendo in melodie pop, che alla fine sembrano che vanno fuori da questa cosa, da quel contesto. Ha fatto il panico, al Coachella ha fatto uno spettacolo. Ma lui è veramente bravo. Cioè, allora, io dico sempre, se volete con noi imparare ad ascoltare la musica di Stromae, su YouTube c'è gratuitamente l'intero concerto che lui ha tenuto in Quebec, che è uno dei concerti dell'album Racine Carré, quindi lui presenta tutte le tracce dell'album in forma concertuale, dura circa un'ora e mezza, è stato caricato direttamente da lui, quindi è in altissima definizione con una regia bellissima. Io
penso che metà delle visual a quel video gliel'ho date io, però insomma lo trovate, basta scrivere Stromae Live su YouTube, il video più grosso che vi esce del canale di Stromae è il suo, e ve lo andate a vedere, ed è proprio anche bello da vedere, perché lui esatto. È una persona molto molto intelligente. Dai, super intervista. Raffaele, veramente? Abbiamo sforato lo sforabile, però meritava veramente ogni parola. Quindi grazie, sono contento. Grazie mille.